Dopo l'assenza dovuta alla disputa di tornei di diversa gerarchia, il derby di Carunchio torna in scena con grandi attese ed aspettative reciproche da parte delle due compagini. La cabala è stata finora benevola nei confronti del Mario Turdò, vincitore di entrambe le stracittadine finora disputate, ma i ragazzi del presidente Ranni vogliono invertire il trend aggrappandosi, oltre al sostegno dei propri tifosi e al tasso tecnico complessivo dell'organico, anche al rinnovato entusiasmo per il ritorno in seconda categoria. La prima delle due cugine ad insidiare la porta avversaria è il Mario Turdò con il tentativo aereo di Baldè, che cerca di intervenire sullo spiovente dalla sinistra, ma Pagano azzera la minaccia con qualche lieve patema. I biancoverdi di Mister Di Trento, ex di turno, replicano con due occasioni ravvicinate, dapprima con l'inarrestabile penetrazione in area e il traversone dal fondo dell'estroso Mario Marianacci, che prende però in controtempo il suo compagno di squadra Matteo Ritrivi, che non riesce ad intervenire per l'eventuale tap-in vincente, e pochi secondi dopo con la staffilata dal limite di Di Foglio, disinnescata con un intervento poco ortodosso ma efficace di Camarà. La truppa del presidente Ritrivi torna a pungere al 18° con Baldè, che cerca fortuna su palla inattiva, ma Pagano sbroglia la minaccia allontanando la sfera a pugni uniti. Subito dopo arriva anche la conclusione in area di Giacomo Serafini, che attraversa una selva di gambe ma trova il reattivo Pagano pronto ad abbrancare la sfera in tuffo. La parte declinante del primo atto è appannaggio dei padroni di casa, almeno in questa occasione. Il Carunchio prova infatti la finalizzazione con la rasoiata da fermo del sempre temibile Mario Marianacci, che sibila di pochissimo a fil di palo. Al 41° è l'avanzato Ranni a tentare la sortita con un doppio tentativo in area, ribattuto in qualche modo dalla retroguardia avversaria, con la sfera che arriva casualmente dalle parti di Lucci, che calcia di prima intenzione ma scaraventa sul fondo. Alla ripresa dei giochi la truppa in casacca bianco-verde prosegue nel suo persistere nella metà campo avversa, anche se il tentativo di Enrico Turdò, che cerca la beffarda Palombella, non riesce a sorprendere Camarà scavalcato dalla sfera che si spegne sul fondo. Scampato il pericolo, il Mario Turdò ingrana la quarta e punzecchia la difesa avversaria col tentativo di Tiziano Turdò, che sul corner di Cristian Ritrivi cerca di indirizzare nel sacco con il diagonale che va invece a terminare lateralmente senza che Pagano intervenga. L'estremo del Carunchio deve però arrendersi al 18° quando Giovanni Turdò va a segno con un micidiale piazzato a rientrare che si infila all'altezza dell'incrocio dei pali. Sarà in definitiva l'ultimo affondo del Mario Turdò, che si ritrae nella propria metà campo, costretto ad agire sulla difensiva anche e soprattutto per merito del Carunchio, con Mister Di Trento che corre ai ripari operando alcuni cambi che alla fine gli daranno ragione. Al 25° Di Foglio suona la carica ai suoi con un velenoso piazzato dal vertice d'area che è l'estremo avversario di rotta al lato. Sul corner conseguente calciato dallo stesso Di Foglio, il tentativo di Palazzo viene neutralizzato da un nuovo e fondamentale intervento di Camarà, graziato poco dopo da Di Foglio, il cui piazzato a rientrare da posizione defilata si spegne oltre il secondo palo. Il monologo del Carunchio si accentua al tramonto della seconda frazione con Mario Marianacci che fa le prove generali con una spettacolare rovesciata che si spegne tra le braccia dell'onnipresente Camarà, costretto suo malgrado a capitolare al minuto 42, quando lo stesso Mario Marianacci fa esplodere l'euforia dei tifosi del Carunchio per la rete del pareggio acciuffata in mischia all'ultimo assalto, giusto epilogo per un derby equilibrato e corretto, fatta eccezione per qualche piccola scaramuccia al rientro negli spogliatoi, prontamente sedata dalle rispettive dirigenze. Fine partita del derby numero 3 di Carunchio tra il Carunchio 2010 e il Mario Turdò, due squadre che hanno dato vita ad una gara molto equilibrata con un risultato che alla fine può essere definito giusto, ma lo chiediamo anche al presidente del Carunchio, Donato Ranni. Grazie Antonio, buonasera a tutti. Sì, dai, un risultato giusto, entrambe le squadre ci tenevano a questa partita, tutto sommato diciamo che è stata abbastanza corretta, sugli spalti niente di particolare. Io mi auguro che qualche piccolo animo che si è acceso si possa spegnere nel più breve tempo possibile. Comunque dai, una bella partita e noi siamo soddisfatti del risultato. Il Carunchio che quest'anno è tornato in seconda categoria abbastanza rapidamente dopo la retrocessione, dal 2010 questo gruppo si sta sempre più allargando ed è sempre più unito.
Sì, questo sì, grazie anche al nostro mister che l'anno scorso ha fatto un ottimo lavoro e quest'anno lo sta ripetendo, stiamo ottenendo e otterremo ancora di più dei bellissimi risultati. Il gruppo è molto unito, ci sono sempre ragazzi più giovani, per cui siamo tutti contenti come dirigenza e siamo sicuri di poter fare un bel campionato. Poi avete lo spirito giusto, questa sera dopo la partita si va al bar del mister a mangiare la porchetta. Sì, assolutamente, noi comunque abbiamo messo in preventivo, detto prendiamo la porchetta, se vinciamo ce la godiamo, se perdiamo ci consoliamo e se pareggiamo va benissimo così come poi è successo, quindi lo spirito deve essere sempre questo, quello di poter stare bene insieme. Si parlava del mister Maurizio Di Trento, l'abbiamo ai nostri microfoni, possiamo dire che le statistiche parlano di mister Di Trento imbattuto in questo derby tra Carunchio 2010 e Mario Turdot. Nel terzo derby, il primo sulla panchina del Carunchio, le altre due le aveva vinte dall'altra parte della barricata, quindi diciamo lei è l'unico imbattuto di questa giornata a Carunchio. Sì, diciamo che i derby mi vanno bene, diciamo così, i primi due li ho vinti con la Mario Turdot e questo l'ho pareggiato, un risultato diciamo giustissimo, perché sul campo abbiamo visto due squadre che se la sono giocati a parità merito, poteva vincere l'una, poteva vincere l'altro, quindi diciamo che il pareggio è stato il risultato che ci ha sicuramente a noi soddisfatti, penso pure a loro, perché mi sembra stata una partita molto molto equilibrata. È una squadra prettamente locale, tranne poche eccezioni, e questa forse potrebbe essere a lungo andare la vostra forza. Sì, è prettamente locale e questa diciamo così che è una nostra grande soddisfazione, perché allenare una squadra di ragazzi, la maggior parte del nostro paese, diciamo così che possiamo solo crescere e pensare nei prossimi anni a fare anche qualche campionato, chissà, anche pensando di fare qualcosa di incredibile, ecco. E io ci credo perché ho dei ragazzi bravissimi che mi seguono e penso che su questa strada qua potremmo fare tante tante belle cose. Un giudizio per concludere sull'avversario, sulla sua ex squadra del Mario Turdot. Ma guarda, io mi sono complimentato prima con il loro mister, con tutta la squadra che stava seduta là in panchina senza nessun problema, e mi sono sia prima la partita che dopo la partita. Io gli auguro anche a loro di fare un gran bel campionato, perché non c'ho nessun rancore nei confronti di nessuno, e quindi loro mi auguro che facciano il loro bel campionato e noi altrettanto, ecco, non ho nessun'altra cosa da dire. Grazie.